Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense di questa nuova settimana, la prima settimana di febbraio con l'ultimo giorno di gennaio. Partiamo con una notizia che riguarda i bocconi avvelenati, l'avvelenamento da parte di ignoti, il gettare bocconi avvelenati in giro per il territorio è davvero un pericolo, in particolar modo quando questo avviene vicino a casa, un pericolo per i bambini, un pericolo per gli animali ed è una cosa che ovviamente è illegale. Noi abbiamo avuto modo di intervistare una signora che ha subito l'avvelenamento del proprio amato cagnolino nella zona di Serravalle, nel territorio comunale di Varno Melegari, in Valceno. Vediamo il servizio della nostra Isabella Bozzuffi. Buongiorno a tutti, siamo qui con la signora Angela Proietto che ci racconterà una triste vicenda, ma ve lo anticipiamo, comunque è finita bene. Ci racconta cosa è successo, signora Angela, la sua cagnetta, di Sì, nome? la mia cagnetta si chiama Baby Sì? e lunedì 24 ha fatto una breve passeggiata a circa 150-200 metri da casa nostra con un amico di famiglia e lì per lì non ci siamo accorti di niente, ma dopo alcune ore ha cominciato a manifestare dei sintomi di malessere. Incontinenza urinaria e Ah, fecale, si sforzava di vomitare anche se quindi non è sintomi di riuscita, rigetto. sì, tremava e aveva il cuoricino che andava a Oh, mille. poverina. Siccome avevamo letto che in questa zona erano già stati ritrovati dei bocconi, ci siamo allarmati e l'abbiamo immediatamente portata nella clinica veterinaria universitaria di Parma. Quindi bocconi, stiamo parlando di bocconi avvelenati. Evidentemente, sulla base della nostra ipotesi, loro l'hanno curata con l'atropina Sì. e hanno detto che ha reagito a una serie di trattamenti contro i composti fosforici. Ah. Quindi si tratta evidentemente dell'ingestione di bocconi avvelenati. Ok, perfetto, sì. Per fortuna l'abbiamo portata giù, ma velocissimamente. La cagnetta è giovane e sana e ce l'ha fatta. Bene. Io successivamente ho denunciato la cosa ai carabinieri forestali di Solignano. L'ho fatto perché, pur non avendo nessuna speranza che chi ha fatto questa cosa terribile venga trovato, vorrei sensibilizzare gli abitanti della zona sul problema. Purtroppo i bocconi avvelenati possono essere causa di infinito dolore agli animali domestici e non solo, perché neanche gli animali selvatici devono soffrire così per la smania di uccidere. Questo è un posto dove noi viviamo con una certa libertà, perché Certo, e vorremmo conservarla, quindi dice. vorremmo conservarla, vorremmo essere tranquilli per noi, per i bambini, per i nostri animali e riteniamo che non sia giusto neanche per gli animali selvatici. È No, una fine orribile. certamente. Tuttavia, fortunatamente la cagnetta quindi se l'è cavata. Sì, per questa volta ce la siamo cavata, noi un po' meno, io sono una pensionata, questo mese farò conto su 300 euro in meno perché Ah. le cure ospedaliere e veterinarie sono molto costose. Sì, posso immaginare, quindi innanzitutto facciamo presente che comunque lasciare il boccone avvelenato è un grave reato ed è punito dalla legge. E magari speriamo che si possa sensibilizzare anche sul fatto di poter risarcire, come in un caso del genere, i danni subiti da queste persone che comunque lasciano bocconi avvelenati, che in questo caso sono stati ingeriti da un animale domestico piuttosto che un animale selvatico. Va bene, noi ringraziamo la signora Proietto quindi di questa intervista e di questa informazione. Speriamo che venga colta da più abitanti possibili in modo da restringere e ridurre sempre di più questo fenomeno. Io la ringrazio e Grazie dunque a le voi. auguro una buona giornata. Grazie. Una triste notizia. La nonnina della Valceno è venuta a mancare. Infatti, è venuta a mancare Maria Ghirardani in Peracchi, la cittadina di Varsi più longeva, aveva ben 106 anni. Si è vicina a tutta la famiglia anche l'amministrazione comunale di Varsi, che ha voluto quindi fare un post con l'immagine che vedete di condoglianze. Un ringraziamento anche ai figli per la bella fotografia che hanno condiviso. Anche noi ci uniamo
al cordoglio per la perdita della nonna, della Valceno. Andiamo avanti con il fronte pandemia. A Collecchio i dati vedono un continuo incremento dei numeri dei contagiati, ma questa settimana il numero dei contagiati in più è compensato abbondantemente dal numero delle persone guarite. Infatti, dal 20 di gennaio al 28 gennaio vi sono stati 475 nuovi casi di positività, ma ne sono venuti a mancare 588 perché sono 588 le persone che sono guarite invece dal Covid. Purtroppo Collecchio ha dovuto registrare anche un decesso per Covid in quest'ultima settimana. E a proposito di Covid, ci sono anche buone notizie. Come sapete, il vaccino è lo strumento unico e migliore per poter combattere questa pandemia e per aiutarci a tornare alla normalità, come già pian piano stiamo facendo, anche se da domani ci sono norme restrittive proprio per chi non ha fatto il vaccino. Ebbene, nella giornata di sabato, una giornata vaccinale con una open day vaccinale per i bambini dai 5 ai 18 anni a Fornovo e si è replicato poi nella giornata di domenica a Borgotaro. Ma noi eravamo a Fornovo e abbiamo realizzato il servizio che adesso vi proponiamo. Siamo con la storica che si occupa di tutti i vaccini, quindi tutti qua sul territorio la conoscono, Anna, e con anche uno dei due pediatri di comunità. Sì, Antonio Albarelli, se non sbaglio. giusto. Perché questa giornata di vaccinazione per i bambini è nel pieno della sua attività? Come sta andando, dottore? Io direi abbastanza bene, abbiamo avuto un buon riscontro. Cerchiamo di E vaccinare. perché a differenza di quanto si sente in giro, purtroppo anche i bambini si ammalano, si contagiano e si ammalano. Anche se dicono che la fanno in maniera asintomatica, poco asintomatica, purtroppo anche in questi casi ci possono essere delle sequele a distanza, che possono avere anche riscontri non belli. Per cui è forte da parte di noi pediatri la raccomandazione di far vaccinare i bambini. Perché la vaccinazione è sicura ed efficace e gli effetti collaterali descritti sul campo, perché sono milioni i bambini vaccinati al mondo in questa fascia di età, non sono diversi da quelli degli altri vaccini. Quanti bambini che sono già venuti e quanti sono previsti oggi? Avevamo fatto una previsione di 70 bambini, consideriamo di aggiungerne un'altra decina, arrivare fino a 80. Questa giornata è stata fortemente voluta anche da noi perché si è visto che i nostri bimbi rischiavano di essere comunque dirottati su distretti principali, quindi Parma, Fidenza e Borgotaro. In questo modo arriviamo, diciamo, più direttamente nelle case delle famiglie, anche soprattutto in ogni caso quello del bambino straniero, quindi con meno difficoltà di prenotazione e di conseguenza abbiamo comunque un'adesione molto Un importante. ambiente accogliente per i bambini, come avete organizzato? Ho visto Abbiamo cercato di merendine, coinvolgercelo un po', persone aiutato, un po'. esatto, le nostre ditte della nostra provincia, Barilla, anche Parmacalcio ci ha dato una mano con un po' di gadget, e ovviamente anche qualche mamma che a volte ci dà una mano, anche con le caramelle, quindi è sempre comunque un bel evento. E replicheremo questa seconda dose, quindi tutti i bambini che sono venuti oggi torneranno a fare la seconda dose qui da noi il 19 di febbraio di nuovo, agli stessi orari, quindi tutta la mattinata di oggi. Abbiamo un doppio ambulatorio in modo da consentire comunque l'accesso molto fluido dei bambini senza tante attese. E abbiamo di proposito organizzato anche proprio in queste giornate di sabato e anche di domenica, proprio per avere un riscontro. Vaccino fatto. Ottimo. Come sapete, quest'anno è l'anno del PNRR, il Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza e Rinascita. Un'opportunità per tanti comuni del nostro territorio, ma un'opportunità che rischia di essere persa perché tanti piccoli comuni del territorio, ma anche quelli un po' più grossi, hanno difficoltà a pagare le figure professionali, architetti, ingegneri e geometri, per realizzare i progetti necessari per prendere questi fondamentali fondi. È proprio per questo che la provincia intende organizzare e gestire in forma aggregata con i comuni e le unioni del proprio territorio
le nuove selezioni introdotte nel recente decreto per il reclutamento delle persone che permettono quindi di effettuare queste progettazioni. L'obiettivo è quello di creare una lista idonee di tecnici e amministrativi da assumere sia a tempo determinato che indeterminato anche per realizzare delle opere relative al PNRR. Per l'illustrazione della nuova procedura e delle modalità per aderire verrà organizzato un incontro formativo in webinar aperto a tutti i comuni e le unioni della provincia che si terrà mercoledì 16 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11. PNRR, tante scuole e quindi comunque il Covid sta continuando a metterci in difficoltà, però in quest'anno una piccola opportunità in più, forse il Covid l'ha data, infatti è stata prorogata di qualche giorno l'iscrizione alle scuole, sia elementari che medie che superiori. Infatti non, il termine non è finito il 31 di gennaio, ma il 4 di febbraio. Si comunica quindi che l'iscrizione per la presentazione delle domande di iscrizione all'anno scolastico 2022-2023 tramite la procedura online è stato prorogato fino alle ore 20 del 4 febbraio 2022. Questo vale per gli istituti comprensivi di Fornovo, Collecchio, Medesale, anche per le scuole superiori e gli altri istituti comprensivi. E proprio a proposito di scuola, noi abbiamo intervistato nella serata di sabato, un esperto, un ex preside che è stato anche dirigente a livello regionale e anche provveditore agli studi nel territorio riminese. Noi l'abbiamo intervistato per sapere qual è la preparazione degli studenti e quanto abbia inciso il Covid sulla loro preparazione in questi anni. Siamo al telefono, videochiamata con Ettore Piazza. Ettore Piazza è stato preside per 14 anni in una scuola superiore del Reggiano, è stato poi anche un dirigente in regione nell'ambito sempre della scuola, contatti anche a livello nazionale e anche provveditore di Rimini. Siamo con lui per capire in che modo sta impattando sulle scuole la pandemia che stiamo oramai vivendo da più di due anni. Come stanno andando le cose? So che lei ha dei dati anche sull'Invalsi che ha analizzato e cercato di capire. Sì. Le cose non vanno bene. Non vanno bene soprattutto nel secondario superiore. Cosa che per certi versi dovrebbe essere paradossale, perché i ragazzi usano molto di più i mezzi telematici a quell'età lì, nell'età del superiore, invece non va. Ci sono stati dei cali rispetto agli anni precedenti per tutte le zone, le materie, le discipline che sono state testate, italiano, matematica e lingua inglese. Calo di quanto? Allora, il ragionamento deve essere approfondito. Bisogna sapere che prima della pandemia già le situazioni non erano buone. I cali sono aumentati in percentuale di pochi numeri, nel senso che sono 4, 5, 6 in percentuale. Però l'idea che al termine del secondario superiore il 50% degli studenti non raggiunga il livello previsto di conoscenza della lingua inglese è già un dato preoccupante. Per quanto riguarda l'italiano e la matematica, siamo intorno al 60%. Anche questo è un dato molto preoccupante. La situazione si è aggravata in quest'ultimo anno, soprattutto nel secondario superiore, mentre nelle scuole elementari le cose vanno abbastanza bene. Diciamo che si tiene. Al termine invece della scuola media già ci sono grossissimi problemi. Molti ragazzi hanno un possesso relativo della lingua italiana e della matematica, nel senso che non raggiungono gli obiettivi che sono prefissati a livello nazionale. E questo in Emilia-Romagna, in provincia di Parma, nelle scuole medie di Parma, di Fidenza, di Salso Maggiore. Ora, continuando a parlare di scuola, andiamo a Collecchio, perché è stata annunciata le classi vincitrici della terza edizione dell'iniziativa Che Natale in vetrina. A salire sul podio, aggiudicandosi così tre buoni acquisto per materiale didattico, sono le classi seconda A come primo classificata, la seconda E come seconda classificata e la seconda F come terza classificata. I congratulazioni da parte dell'amministrazione comunale arrivano anche attraverso un post Facebook con le immagini che avete visto e anche un ringraziamento a tutti i bambini delle classi seconde
a cui è stato donato una pergamena per riconoscere l'impegno e l'entusiasmo dimostrato non solo nella realizzazione dei disegni, ma anche nella curiosità di conoscere il loro paese attraverso questo progetto. Insomma, un modo anche questo per dare vivacità al paese, però coinvolgendo anche i bambini delle elementari. Complimenti a tutti. Ora vi lasciamo ad alcune decine di secondi di pubblicità, ma mi raccomando, non andate via perché parleremo ancora di lotta ai tumori, di un compleanno importante per noi, della consueta rubrica sulla cultura, e faremo vedere anche delle immagini davvero eccezionali, suggestive, meravigliose, davvero meritano di essere viste. A tra poco. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. A tutto casa, ferramenta, casalinghi, mobili, elettrodomestici e idraulica, vi aspetta un vastissimo assortimento di stufa, pellet e non solo. Tutto casa, a Varsi. Con qualità, serietà e professionalità. www.moranoleggi.com, via Grandi 3 a Fornovo Taro. Walfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Legnano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale. Progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati. In Italia e nel mondo con personale altamente qualificato. Walfer, a Legnano di Collecchio, strada privata del commercio 13. AB Global Service a Madregolo di Collecchio. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. AB Global Service, via Madonnina 7 a Madregolo di Collecchio. Il Ghiotto, da 40 anni nella ristorazione, a Viazzano e a Fornovo. Cibi freschi e genuini, soluzioni personali per scuole e somministrazioni in azienda. Pasti di altissima qualità con prezzi da mensa. Il Ghiotto, quartiere artigianale a Fornovo Taro in via di Vittorio 48 e a Viazzano ai piani di Riva 8. Elettrotaro Fornovo. Un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Ed eccoci, dopo questo spazio pubblicitario, siamo di nuovo con voi con una notizia che riguarda un po' tutti noi. Infatti, ieri, no, l'altro ieri, sabato, è stato il compleanno del nostro Giorgio Graziano, che è stato festeggiato da tanti amici. Eravamo presenti anche noi in rappresentanza di tutta l'associazione. Siamo passati a fare un saluto. Era presente anche Beppe Baresi, amico di Giorgio, che è venuto apposta in Valceno per fargli gli auguri, così come i suoi cari e la sua famiglia. Quindi auguri, Giorgio. Ora andiamo avanti con il prossimo servizio. Parliamo della LILT, la Lega Italiana per la Lotta per i Tumori, un servizio che riguarda un'intervista che abbiamo realizzato con il presidente provinciale qualche giorno fa. Oggi parliamo che effetto ha avuto la pandemia sull'attività della LILT, ma anche la necessità di riorganizzare la LILT in funzione delle nuove norme sulle associazioni di promozione sociale, le associazioni del terzo settore. Vediamo perché poi questo servizio ha avuto anche un po' di richieste da parte dell'associazione di Medesano per poter fare una replica che vi proporremo poi nei prossimi giorni. Con la pandemia ha voluto dire comunque, diciamo, la minore possibilità o anche voglia da parte delle persone di fare degli screening come quelli tumorali. E la Certo. LILT è riuscita a dare una mano in questa cosa, o il fatto di sfortunatamente la congiunzione delle due cose, la riduzione delle sedi con la pandemia, non ha permesso alla LILT di sopperire alla mancanza
delle strutture pubbliche. Com'è andata questa parte qua? Assolutamente. Allora, noi non facciamo gli screening, voglio essere molto chiaro. Gli screening sono di competenza del Ministero della Sanità. Gli screening che si fanno in Italia oggi sono soltanto lo screening per il tumore al seno nelle donne, con una sua articolazione, la ricerca del sangue occulto per neoplasie del colon e ancora per le donne il Pap test, che oggi è stato modificato, e per l'identificazione di problematica. Purtroppo tutte le altre patologie neoplastiche ed altro non hanno uno screening nazionale. È qui che la LILT svolgeva un ruolo e svolge ancora oggi un ruolo abbastanza importante. Però è ovvio che, per esempio, la LILT, i nostri volontari sono di età un pochino avanzata. E sono in particolare molte signore che si sono dedicate al volontariato perché a loro volta avevano subito nella loro vita il dramma veramente pesante di una neoplasia, in particolare al seno. Che cosa è successo con la pandemia? Che la pandemia ha aggiunto la paura. Credo che il concetto di paura lei lo conosca bene con il lavoro che fa. Certo. Direi che è da 2 anni che questo paese e questo mondo sta vivendo sotto la paura, e lei sa che è la cosa più irrazionale che ci sia sulla faccia della terra, che però nel momento che il cervello la elabora e la coglie e la teme, il cervello può impazzire. Quindi noi abbiamo avuto moltissime signore che ci hanno detto aspettiamo, hanno già avuto dei problemi. Si può immaginare andare a dire se vieni, lo fanno perché sono persone bravissime, bravissime, bravissime le volontarie, però è chiaro che questo è il limite. Noi per la pandemia, le dico una cosa, noi avevamo una sede, abbiamo una sede in ospedale qui a Parma, ma già a giugno dell'anno scorso ce l'hanno chiesta e attualmente quella sede, quell'ambulatorio è dedicato alle vaccinazioni. Questo è stato un po' il contributo che noi abbiamo cercato di fare al Servizio Sanitario Nazionale. Però insomma nell'anno della pandemia, in questi 2 anni, l'attività della LILT è ridotta, mi sembra di aver capito. Molto ridotta. Okay. Più del 50%. Anche la chiusura delle sedi o solo per la paura? Direi che la paura ha giocato molto di più. Questa sera facciamo una nuova prova, una diretta sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense, dalle ore 21, mi raccomando non mancate sul nostro canale YouTube, parleremo di Pontremolese, in particolar modo del nodo della Pontremolese di Fornovo, uno dei 2 nodi critici di questa importante infrastruttura di comunicazione e di viabilità del nostro territorio. Ne parleremo con 2 ex sindaci chiave per 2 progetti diversi sulla Pontremolese. Ioan Marzani per il progetto che riguardava l'attraversamento e il passaggio sotto il Monte della Croce, ed Emanuela Grenti che invece puntava maggiormente a continuare a portare avanti il passaggio nello stesso tratto in cui attualmente passa. Quindi non mancate più tardi, vi ricordo che anche la puntata di questa sera sarà visibile poi nella prossima mercoledì attorno alle 20:30-20:40 sul canale 88 Radio Tele Appennino Parma, quindi è un modo per vedere come procederanno le cose, ma in modo anche per poter intervenire. Potrete quindi mandare i vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri suggerimenti sulla nostra mail redazione @tgparmense.it, così come anche sulla chat della diretta YouTube, sul nostro canale YouTube youtube.com/tgparmense, ma anche sul via WhatsApp o via Telegram al numero 39 39 87 87 02. Andiamo agli ultimi due servizi di quest'oggi, andiamo avanti con il nostro Un libro per amico di Paola Mazza, Il profeta, poesie religiose dello scrittore libanese Khalil Gibran. Thank you.
Buonasera e bentornate alla rubrica culturale Un libro per amico. Oggi vi presento un libro di Gibran, un poeta libanese, che si intitola Il profeta. Si tratta di una raccolta di poesie in prosa legata ad un filo conduttore narrativo, nel quale si inseriscono varie tematiche molto profonde, quali l'amore, la morte, la vita, il tempo, la natura. È una struttura a domanda e risposta, e per ogni argomento c'è un personaggio che pone una domanda al maestro o al profeta, il quale risponde per metafora o analogia in forma poetica. E per incuriosirvi alla lettura, vi saluto con una domanda al maestro. Maestro, che dici del tempo? Ed egli rispose: Vorreste misurare il tempo che non ha misure? E proseguirete voi con la lettura di questo interessantissimo e profondo libro. Grazie, Paola Mazza, TG Parmense. E per finire, non possiamo che finire in bellezza, la bellezza del nostro territorio, la bellezza di un posto suggestivo, il castello di Roccalanzone, uno dei castelli, o meglio, uno dei ruderi più belli del nostro territorio, che meriterebbe di essere salvato, o meno, almeno conservato così com'è. Pietro Andaloro ha fatto delle riprese davvero meravigliose. Pensate che ha scelto la giornata giusta, si è reso conto che era il momento giusto a causa del passaggio delle nubi, della nebbia, ma anche del sole, e ha fatto le immagini che vedete adesso, che vi proponiamo in questo momento. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera, ma ci vediamo tra poco. Ricordate sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense, alle ore 21 la diretta sulla Pontremolese e il nodo di Fornovo con gli ex sindaci di Fornovo, Johan Marzani ed Emanuela Grenti. A tra poco, e per ciò che riguarda TG Parmense, a mercoledì prossimo, ore 19, con Daniela Bassi. Buona serata e buon inizio di settimana a tutti.